Grazie, dottore. Sente, se parlo a questa distanza non ci sente. Voglio innanzitutto ringraziare il rettore di aver così, essersi così aperto alla prospettiva di una convenzione dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia e l'Università degli Studi, istituto appunto che io temporaneamente rappresento come presidente, e grato all'università e al suo rettore per aver accettato questo aspetto che non è soltanto una formalizzazione di un rapporto che in qualche modo c'era, ma è anche la premessa, credo, di rapporti più sostanziali e più continui. Grazie quindi. Il tema che mi è stato assegnato è legato un po' a questo evento che vede l'università collegarsi attraverso una convenzione all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, istituto nato per iniziativa di Ferruccio Parri dopo la guerra, dopo la liberazione, e riconosciuto in un primo tempo da una legge del 1967 come istituto pubblico di ricerca, poi giustamente inserito nella privatizzazione degli enti di ricerca, perché la struttura è quella di un istituto privato, negli anni 2000, e che però appunto ha mantenuto in tutti questi anni questo ruolo, un ruolo tutto scientifico e di ricerca, oltre che didattico e divulgativo nel campo della storia contemporanea, come un istituto caratterizzato da questo, intanto dalla sede a Milano, che è già una cosa singolare, perché questi istituti nazionali in genere hanno sede a Roma, invece questo è uno dei pochi organismi nazionali che ha sede a Milano. E poi è un istituto nazionale che in realtà non è altro che, come dire, il capofila di una rete di istituti, sono 67 se non ricordo male, perché andate c'è un aggiornamento, locali, regionali, che sparsi in tutto il territorio nazionale, soprattutto naturalmente nelle zone dove la resistenza è stata vissuta, e quindi anche l'intento, lo sforzo di fare memoria della resistenza e della liberazione ha avuto rifacimenti a Tecchito, ma però in tutta Italia ci sono, anche nel sud, seppure meno, ci sono istituti, c'è a Bari, c'è a Palermo, c'è a Reggio Calabria, a Napoli c'è un istituto molto attivo. Quindi diciamo, ha questa caratteristica il nostro istituto di essere segnalato che la rappresentanza, il capofila di una rete, in tutto il territorio si dedica non alla celebrazione della resistenza, non è questo a distanza di 70 anni, si dedica a fare della storia proprio, memoria e storia, una storia seria quindi del movimento della resistenza, del movimento di liberazione e di ciò ovviamente che l'ha preceduta e seguita, quindi ecco perché anche questi istituti, alcuni addirittura nella loro denominazione hanno inserito resistenza e storia contemporanea. La storia è fatta, come si sa, di continuità e di discontinuità, perché sempre nel corso della storia ci sono cose che continuano, che non cambiano, le cose invece che cambiano, talvolta anzi cambiano, se non bruscamente, in tempo breve. Ci sono periodi storici in genere brevi in cui c'è una sorta di accelerazione dei cambiamenti che si producono, mentre altre volte, in altri periodi anche più lunghi, prevale, per così dire, l'impressione della continuità. Ora, l'Italia, come si sa, è uno stato giovane, perché nasce appunto nel 1861, e rispetto alla storia degli stati europei è uno stato giovane, giovanissimo, no? E anche la storia d'Italia, peraltro, appunto giovane, è fatta di continuità e di discontinuità. Continuità e discontinuità ovviamente riguardano prima di tutto la società, il corpo sociale, e poi riguardano anche le istituzioni. Direi che nella società italiana non è necessario soffermarsi per sottolineare le grandi discontinuità o cambiamenti, insomma, chiunque rifletta minimamente legge l'Italia di oggi può misurare le differenze enormi rispetto all'Italia dell'immediato ieri e tanto più dell'altro ieri, sul piano economico lo si dice sempre, no? Il passaggio abbastanza rapido da un paese che era fondamentalmente agricolo, un paese industriale poi terziario, sul piano demografico, da un paese di emigranti siamo diventati un paese di ricezione dei movimenti migratori. L'unificazione linguistica, la comunicazione, siamo il popolo italiano, pare che siamo nei primissimi posti per la diffusione degli strumenti di comunicazione, i telefoni cellulari, quindi non c'è bisogno di
ricordare cose ben note. Ma quando si parla di istituzioni, quindi anche di apparati pubblici, spesso si sostiene che sia in Italia sempre prevalsa la continuità piuttosto che non la discontinuità, sottolineandosi che sul terreno istituzionale le cose sono rimaste, anche al di là delle apparenze, fondamentalmente non mutate o non fondamentalmente trasformate, che i cambiamenti sociali e perfino i cambiamenti di regime non sempre hanno avuto riflessi adeguati, diciamo così, sul terreno delle istituzioni. Si dice quindi continuità dello Stato, non solo nel senso giuridico, i giuristi sanno che lo Stato continua come soggetto, quindi nel diritto internazionale i trattati non perdono vigore per il fatto che cambia un regime, eccetera, ma continuità anche dell'ordinamento giuridico, continuità quindi sostanziale. Ora, se sul piano puramente formale è possibile dire certamente che ci sono stati degli sforzi di continuità o quantomeno di collegamento, perché sul piano strettamente formale possiamo anche dire che i cambiamenti di regime intervenuti in Italia hanno sempre cercato di quantomeno legittimarsi sul piano degli atti formali, richiamandosi al preesistente. Il passaggio dal prefascismo al fascismo è stato, come si sa, un cambiamento fondamentalmente e sostanzialmente eversivo, ma avvenuto attraverso procedimenti formalmente legali. Il passaggio dal fascismo al post-fascismo, a sua volta, che è un momento evidentemente di rottura, e anche qua è avvenuto non senza avere riguardo alla preoccupazione, diciamo così, di legittimare formalmente il collegamento alla preesistente legalità, tant'è che qualcuno ha potuto ironizzare dicendo che l'Italia si è persino cercato di proclamare la Repubblica per decreto reale. Quindi continuità dello Stato, certamente sul piano formale non è possibile, i giuristi sanno bene quali sono i testi e i documenti nei quali questa continuità compare, ma invece il tema controverso è quello della continuità sostanziale. C'è davvero questo elemento di continuità, non di invarianza naturalmente, ma di prevalente conservazione degli assetti istituzionali preesistenti anche al di là dei cambiamenti di regime? Beh, certamente se uno guarda ad alcuni aspetti dell'ordinamento giuridico ha questa impressione. Basta pensare a una cosa notissima: i grandi codici, i quattro codici, il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura penale, erano tutti e quattro, fino a non tempo fa, codici risalenti, nell'ultima edizione, secondo me, agli anni 30 o 40, codice penale, procedura penale del 30, codice civile, procedura civile degli anni 40, e di questi quattro codici, uno è stato rifatto interamente dopo l'avvento della Repubblica, dopo il cambiamento di regime nel 1988, gli altri sono ancora quelli, naturalmente, come dire, modificati, novellati, bucherellati dalla pronuncia della Corte Costituzionale, però sono fondamentalmente ancora quelli, i codici, compreso il codice penale, che indubbiamente dal punto di vista ideologico era il più legato al regime fascista, e che tuttora permane come corpo normativo formale. E così, se si guarda la legislazione amministrativa, anche qua si ha una netta sensazione di continuità, piuttosto che di discontinuità, perché sopravvive largamente una legislazione amministrativa risalente agli anni 20 e 30 del fascismo, ma anche più indietro, ancora la legislazione del 1865 sulla unificazione amministrativa ancora in parte vigente. Non c'è mai stato un processo di rifacimento totale della legislazione amministrativa come c'è stato in altri paesi. In Germania ha azzerato molto di più di noi, per esempio. Piuttosto si è andati avanti per piccoli passi, per così dire. Quindi da questo punto di vista può parere giustificata l'opinione di chi dice la continuità prevale. E se si guarda gli apparati amministrativi, anche qua la loro realtà, anche qua può giustificarsi un'impressione analoga. Non solo, diciamo, il fascismo ha ereditato gli apparati amministrativi precedenti, li ha spesso asserviti ovviamente l'ideologia e ai fini del regime, ma rispettandone molto spesso le caratteristiche formali e anche caratteristiche tradizionali. Non solo i grandi corpi dello Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, che veniva
la prima, ha attraversato tutto. Ma anche quando poi dopo il fascismo l'amministrazione dello Stato è rimasta largamente l'amministrazione di prima, gli apparati, ovviamente le persone cambiano, nel senso che sono altri invecchiano e vanno in pensione, vengono sostituite, ma diciamo, il modello amministrativo e quindi anche la cultura prevalente è andata ovviamente cambiando, ma molto più lentamente, molto lentamente, per alcuni decenni dopo la Repubblica e la Costituzione si poteva dire che l'amministrazione italiana era ancora una vecchia amministrazione, cioè, secondo me anche tante volte è stato oggetto di polemiche questo fatto appunto che la mentalità, la cultura dell'amministrazione era ancora ferma al vecchio regime. Quindi da questi punti di vista l'ordinamento giuridico, la legislazione, non solo amministrativa, gli apparati amministrativi, può sembrare giustificata la tesi di chi dice in Italia tutto continua, nulla cambia radicalmente e anche gli apparenti cambiamenti coprono una sostanziale continuità. Ma domandiamoci in questo contesto come si colloca e che cosa rappresenta la Costituzione in questa evoluzione storica. C'è chi sostiene in Italia che anche da questo punto di vista prevalga in qualche modo la continuità, nel senso che si sostiene che in realtà lo Stato italiano ha sempre avuto lo stesso impianto, diciamo così, al di là dei cambiamenti formali e di alcune novità, ma lo stesso impianto, l'impianto di uno Stato debole. E quindi, per esempio, qualcuno paragona la Costituzione di oggi alla Costituzione di ieri, lo Statuto Albertino, sostenendo che tutte e due erano costituzioni di uno Stato debole. Ecco, è una tesi anche autorevolmente sostenuta da autorevoli giuristi in Italia, ma sulla quale io credo che si debba nettamente dissentire. Certo, c'è una singolare coincidenza in queste tesi fra chi appunto sostiene la continuità nel senso del non rinnovamento e chi ha predicato per a lungo che la Costituzione aveva rappresentato una rivoluzione solo promessa e poi tradita, e quindi che in realtà è stata anch'essa riassorbita nella continuità dell'esistente. E quindi, come si sa, una polemica politica contro appunto sulla Costituzione tradita, sulla resistenza tradita come matrice della Costituzione. E c'è una singolare coincidenza tra appunto chi da questo punto di vista lamenta, sostiene che non sarebbe avvenuto quel cambiamento che avrebbe dovuto avvenire e che era stato promesso, e chi sostiene da punti di vista completamente diversi che in realtà appunto sotto l'apparente discontinuità ci sarebbe prevalente continuità. Io penso che questa tesi non sia una tesi storicamente persuasiva, questa che per cui anche la Costituzione rappresenterebbe un elemento di solo apparente e di parziale discontinuità, ma in un ambito, in una storia di sostanziale continuità. Perché in realtà la Costituzione repubblicana del 1948 rappresenta, se si guarda bene alla sua genesi, al suo contenuto e alle sue sorti, rappresenta il fattore più radicale di discontinuità che si sia verificato nella storia d'Italia. La fondamentale discontinuità dal punto di vista istituzionale della storia d'Italia. Quindi certo le discontinuità sono su altri piani, sociali, economici, eccetera, ma sul piano istituzionale la Costituzione rappresenta la fondamentale discontinuità, non solo perché è la prima ed unica fino adesso Costituzione dello Stato italiano formata attraverso un vero processo costituente dal basso, l'assemblea costituente, perché come sapete la Costituzione precedente era una Costituzione ottriata appunto, non solo perché la Costituzione repubblicana ha segnato il passaggio della forma di Stato da quella monarchica a quella repubblicana attraverso il referendum del 2 giugno 1946 e attraverso la conferma degli effetti di questo referendum come effetti irreversibili. L'articolo 189 della Costituzione dice appunto che la forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale, quando si può nemmeno con procedimenti di revisione sostituirla. Ma non è solo questo quello che ci deve portare a dire che la Costituzione attuale, perché è repubblicana, non monarchica, e perché è sorta da un'assemblea costituente e non attraverso un procedimento dall'alto, per questo rappresenta, non solo per questo, anche per questo certamente. Ma il punto è che
nei contenuti, nel significato, nella cultura che è alla base. La Costituzione rappresenta qualcosa di nettamente discontinuo, diverso da ciò che c'era prima. Rappresenta insomma la carta costitutiva di uno Stato radicalmente nuovo. Non è soltanto, la Costituzione non è soltanto stato il momento in cui, cambiato il regime, si è ribadito il rifiuto del fascismo e quindi si è messo l'antifascismo e non solo l'afascismo, come qualcuno avrebbe voluto, alla base delle scelte costituzionali. Non solo, perché quindi nella stessa Costituzione ci sono evidenti tracce di questa, come dire, polemica verso l'immediato passato dell'Italia, basti pensare alla 12ª disposizione della transitoria finale che vieta la riorganizzazione del partito fascista, ma perché nella sua essenza la Costituzione ha rappresentato e rappresenta, dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, direi dal punto di vista spirituale, se fosse possibile usare questa espressione, il segno e il fattore di un orientamento nuovo nell'assetto e nella vita dello Stato, nuovo rispetto a tutto ciò che l'aveva preceduto. Insomma, la Costituzione intervenuta dopo circa 20 anni di regime fascista, che aveva, come noto, svuotato largamente le istituzioni e l'assetto recato dalla vecchia Costituzione albertina, non si è affatto limitata, anzi non ha avuto come effetto e come scopo quello di ripristinare i lineamenti dello Stato sfigurati dall'avvento del regime fascista. C'è un celebre intervento del costituente Giorgio Lapira l'Assemblea Costituente, in cui sostiene largamente che appunto la Costituzione che stava per nascere, argomenta come la Costituzione che stava per nascere rappresentava il rifiuto non solo degli stati totalitari, dello stato totalitario che in Italia era stato rappresentato dal fascismo, ma anche di quella che lui chiamava la Costituzione del 1789, cioè l'assetto originario dello Stato liberale, cioè è uno Stato nuovo quello che noi vogliamo costruire e stiamo costruendo. E questo è vero, al di là delle affermazioni, diciamo così, ideologiche o politiche degli esponenti delle varie forze politiche dell'Assemblea Costituente. Questo ha potuto essere ed è stato il significato della Costituzione, anzitutto perché la Costituzione repubblicana non rappresenta affatto una sorta di prodotto autarchico, una vicenda italiana, che quindi si iscrive esattamente nel passaggio prefascismo, fascismo, postfascismo, e particolarmente la polemica contro il regime fascista. Non è la Costituzione il frutto appunto, di un processo autarchico che potesse rimanere negli orizzonti della storia italiana, ma è in realtà invece il frutto, sì, di una stagione politica particolare, quella appunto dell'era costituente, quella in cui, diciamo, la guida politica del paese è stata assunta, anche questo è significativo dal punto di vista storico, da forze quasi totalmente nuove rispetto al passato. Nell'Assemblea Costituente, come noto, erano rappresentati prevalentemente tre partiti, ma i tre maggiori partiti che erano tutti partiti nuovi, anche se almeno per uno di essi, il Partito Socialista, si poteva risalire alla fine del secolo precedente, ma insomma chi conosce le vicende sa benissimo come fossero largamente nuove. È quindi vero quello che dal punto di vista politico queste sono state le forze che hanno dato vita alla nuova Costituzione, ma questo non giustifica affatto la retorica spesso diffusa di una Costituzione tripartita, di una Costituzione di compromesso fra cattolici e comunisti, insomma le solite affermazioni, e che porterebbero tra l'altro, portano e talvolta sembrano portare alla scivolare dell'affermazione secondo cui finita quell'era politica, cioè esauriti quei soggetti politici, quei partiti che avevano fatto la Costituzione, non ha senso che rimanga la Costituzione frutto del loro lavoro. Questa è una visione miope, perché vede la Costituzione appunto come una sorta di frutto autarchico, il lavoro di tre partiti italiani nuovi, che tra l'altro avevano dei programmi costituzionali molto approssimativi, proprio anche perché il tempo non è stato molto per elaborare le novità costituzionali. Non è stato questo la Costituzione. Questa è una visione erronea e, diciamo, parziale, perché in realtà quella vero e proprio miracolo che è stato rappresentato dall'aver trovato con così larga convergenza un terreno comune costituzionale, quello che appunto ha portato al varo, alla quasi unanimità dell'Assemblea della Costituzione Repubblicana,
quella che ha consentito questa unità nel processo e nel prodotto costituente non è stata fatta soltanto la storia d'Italia o le vicende di quei partiti e tantomeno gli orizzonti ideologici o pratici o politici immediati di quei partiti. Non è stata fatta nemmeno l'idea di ripristinare lo stato prefascista, lo Stato liberale. Subito dopo il 25 luglio e subito dopo l'8 settembre questo disegno in qualche modo si era affacciato, l'idea appunto di governo Badoglio, cioè di diciamo, ripristinare lo statuto, far rivedere lo statuto, togliere le incrostazioni del periodo fascista e ripristinare il periodo precedente. Ma questo è stato un tentativo solo accennato che subito dopo è evidentemente fallito, non ha avuto alcuna continuità, almeno dal momento nel quale si è presa la decisione costituente, cioè la decisione secondo la quale alla fine della guerra le forme dello Stato italiano sarebbero state decise da un'assemblea costituente eletta dal popolo italiano. Quella è la decisione costituente fondamentale. E poi seguì quella di ricorrere al referendum per la scelta della forma dello Stato. Ma insomma, quello che voglio sottolineare qui è che appunto la Costituzione non nasce affatto da un intento di ripristinatorio, per così dire, di ripristinare ciò che era venuto prima, che il fascismo aveva in qualche modo corrotto o abbandonato. Quindi non di ripristinare lo Stato liberale prefascista, idea che poteva corrispondere a quella del fascismo come parentesi, no? Parentesi negativa, dopo la quale si poteva tornare al primo, ma invece ha avuto il senso questo evento costituente e questa unità, dicevo tra virgolette miracolosa, del processo costituente ha potuto realizzarsi perché ha avuto questo senso di ricollocare l'Italia in una grande corrente culturale e istituzionale, la corrente del costituzionalismo contemporaneo, che è una corrente che ha vissuto molto al di là dei confini dell'Italia, si è espressa molto al di là dei confini dell'Italia e che risale molto più indietro nel tempo.